Luca Cognini, una partita speciale per la Fermana, ma anche per te, perché aspettavi questo gol da quel bruttissimo giorno di Fano. È arrivato, l'hai fatto, diciamo, sotto la Duomo, perché la Duomo in questo momento non ci sono i tifosi, ma li sei andati a cercare perché volevi assolutamente festeggiare con loro. Ma per noi era una partita troppo importante dove dovevamo per forza fare il risultato e è arrivata sta vittoria finalmente dopo una partenza che non ci aspettavamo. Però abbiamo dimostrato di essere vivi, sarà dura come tutti gli anni, però la Fermana c'è. Si è vista una cattiveria impressionante oggi, soprattutto nel primo tempo, una Fermana cattiva, vogliosa, che voleva a tutti i costi questi 3 punti e ha creato, oltre al gol che è poi arrivato nel secondo tempo, il tuo, la rete del vantaggio, hai rischiato anche di fare un gol in rovesciata addirittura. Credo che oggi, sin dall'inizio, siamo partiti con l'atteggiamento giusto, quello di una squadra che voleva fare risultato per forza e abbiamo creato diverse situazioni per far gol già al primo tempo, anche per raddoppiare e poi siamo stati bravi a trovare il 2-0 all'inizio secondo tempo, poi un pochino alla fine subentrata un po' la stanchezza, un po' di paura perché poi erano 3 punti pesanti, quindi però siamo stati veramente bravi, veramente faccio i complimenti a tutti perché era una vittoria che ci meritavamo veramente. Le tue sensazioni al momento del gol? No, dico la verità, è stato davvero, davvero bello perché mi era capitato a Gubbio al rientro, purtroppo era andata male, potevo far meglio, quindi e poi è arrivata una sconfitta. Fare gol oggi in casa è stato qualcosa di indimenticabile dopo l'ennesimo infortunio, però forse ancora più bello per quello, quindi me lo godo al massimo perché sono veramente, veramente contento. Alla fine anche quel coro al momento del cambio dedicato a te, affermo, penso che qualche brivido l'hai provato. Ah, sicuramente è qualcosa di inspiegabile per chi non si può capire quello che è. È qualcosa di un sogno che si realizza, giocare a casa, fare gol, c'è poco da dire, in realtà.